Bello è il Prime Day di Amazon, tante offerte, però il risultato è questo. Sì, ho deciso di comprare qualcosetta, molte cose mi servivano, qualcosa a dire il vero no, e poi oltretutto non mi è arrivato ancora tutto. Ma direi di iniziare a aprire il primo pacco perché le cose sono parecchie e quindi sono proprio curioso di vedere cosa mi è arrivato di tutto quello che ho ordinato. Allora, primo pacco, prima sposto questo qua, ecco. Ah, ok, allora. Qui 48 pile stilo, questa è la mia mania, le pile non mi bastano mai e quindi quando c'è un'offerta acquisto sempre pile. Questo invece credo di aver fatto proprio un affarone perché questa è la testa fluida della Frotto. È una testa che permette di fare riprese video ed è il modello superiore rispetto a quella che già utilizzo per fare le mie riprese, quelle che vedete nei miei video. Era un affare perché ho potuto acquistare veramente a un prezzo molto molto basso. Non la sto a aprire perché è un po' complessa ed è comunque da montare, ma non vedo l'ora di metterla all'opera in uno dei miei prossimi video. Andiamo avanti col secondo pacco, questo grande. Vediamo cosa c'è al suo interno. Sempre bello tagliare questo nastro anti manomissione di Amazon, c'è sempre un sacco di carta. Ah, questi sono i due oggettini che mi servivano per migliorare la mia scrivania. Lo avevo detto quando ho fatto l'ultimo video del setup video editing, mi mancano ancora delle cosette per mettere a punto, diciamo, la mia postazione ideale. Queste sono un paio di accessori davvero interessanti. Questo è un bellissimo stand per portare le cuffie di Sateci. È particolare perché la base è anche un hub USB 3.0, quindi può replicare le porte dell'iMac, che come sapete sono molto molto scomode perché sono sul retro. Il secondo accessorio invece è sempre di Sateci ed è un supporto dove poter appoggiare l'iMac e ricavare quindi uno spazio di sotto per mettere la tastiera, comunque tutto ciò che si vuole. Molto utile perché la mia postazione, come avete visto, è abbastanza piccola e quindi recuperare spazio è fondamentale. Ma mettiamo via questo e apriamo l'ultimo pacco, anzi l'ultima busta. Questa non arriva da Amazon, ma arriva da... Sì, a vedere dalla confezione credo che sia proprio lui, dovrebbe essere lo Zuk Z2 che gentilmente mi ha inviato grosso shop in prova. Come sempre l'ha chiuso molto molto bene ed eccolo qua in tutto il suo splendore. Zuk Z2 versione bianca normale, 4 giga di RAM e 64 GB di memoria. Non vedo l'ora naturalmente di aprirlo perché è ancora la pellicola e di provarlo davvero a fondo. Poi naturalmente vi aspetto per la recensione di tutti questi accessori. Io vi saluto, vi ringrazio, come sempre vi aspetto sempre qui sul mio canale YouTube.